Partiamo, come sempre, la regola è questa, cominciamo a parlare dell'argomento della puntata, qualsiasi tipo di domanda vi venga voglia di fare o comunque di approfondire qualsiasi tema, scrivetelo tranquillamente e come sempre risponderò a tutti. Quindi il tema della puntata è come quattro step per creare un format, quindi un modello di business che sia replicabile. Allora, innanzitutto partiamo da che cos'è un modello di business, ma partiamo da quello che è il concetto di business. Allora, la parola business, alla fine, la traduzione di business non è altro che creare un'azienda che si sviluppi negli anni, quindi che crei fatturato, generando fatturato in aumento ogni anno e che crei sempre più utili ogni anno. Questo è il concetto di business. E chiaramente la parola business è, diciamo, all'opposto della parola o delle parole passione e creatività. Quindi tutto quello che è business non ha niente a che vedere con la passione e la creatività. Ovvio che questo tipo di business, che è la ristorazione, ha necessità di quella che è della passione, perché altrimenti non si riescono a reggere i ritmi o gli impegni che questa attività dà, ma non sono molto diversi magari da tutte le altre attività di business che si fanno in giro. Chiaramente la ristorazione ha delle caratteristiche ben precise. Ma dimentichiamoci la qualità del prodotto e dimentichiamoci soprattutto l'aspetto della passione. Quindi passione, creatività, qualità non sono la base di un modello di business ristorativo che sia replicabile, ma soprattutto che sia profittevole. Ora, un modello di business sano deve avere tre caratteristiche. Deve essere redditizio, deve essere replicabile e deve essere esportabile. Questo non vuol dire che se io replico, cioè se io creo un modello di business devo per forza poi aprirne altri, ma se lo creo pensando e mantenendo queste caratteristiche di replicabilità e di esportabilità, sarà molto più facile gestirne anche semplicemente uno, ma soprattutto visto che il tempo da dedicare a crearlo da nuovo, oppure nel caso avete un'attività da molti anni, e che incomincia ad avere dei momenti di rallentamento fisiologico, a quel caso sicuramente e probabilmente c'è bisogno di rivedere e ripensare il modello di business. Per cui, dal momento che va o rivisto o ricreato da zero, quindi o ristrutturato o inventato, conviene già farlo perché l'energia, il tempo, i soldi sono i soliti, già farlo pensando che sia qualcosa che sia facilmente replicabile ed esportabile, e ovviamente redditizio. Quindi partiamo da due aspetti. Allora, il primo step che cos'è? Il primo step è l'idea. Quindi partire da quella che è l'idea. Innanzitutto capire se l'idea che noi abbiamo è un'idea che ha senso oppure no. Quindi se è un'idea che poi è alla base, ci deve essere ovviamente una depersonalizzazione dell'idea. O meglio, bisogna pensare a un'idea di business. Ripeto, che sia ex novo o che sia semplicemente una ristrutturazione, un riposizionamento, un restyling di quello che attualmente state facendo, però va sempre comunque pensato depersonalizzato, cioè non va pensato su di noi, quindi non va pensato a me piace tanto il vino per cui apro un'enoteca, oppure a me piace tanto gli hamburger e faccio un'hamburgeria. Oppure io sono molto bravo a fare i gelati e quindi apro una gelateria. Certo che sono delle caratteristiche importanti perché si parla di competenza, ma l'idea di per sé va al di là della competenza. Lo so, io posso essere un bravissimo calzolaio, ma probabilmente nel 2020, se apro una piccola bottega in un paesino di montagna con 10 abitanti, è difficile che faccio soldi riparando scarpe. Quindi bisogna capire se la nostra idea di business e di progetto abbia delle fondamenta per poter chiaramente essere poi realizzata. Quindi bisogna capire, la mia idea ha senso oppure no? Per capirlo bisogna innanzitutto avere una conoscenza profonda del mercato, quindi incominciare a capire effettivamente quali sono le tendenze. Che poi bisogna sempre distinguere tra tendenza e moda. Di questo ne parliamo poi a marzo ai 3 giorni di Risto Business. Però
capire le tendenze, capire il mercato dove va, dove sta andando. Avere la possibilità, io questo la metterei proprio come obbligo di qualsiasi imprenditore della ristorazione, darsi 10 giorni, 15 giorni all'anno di vacanze studio, cioè di andare in giro per il mondo a rubare idee, a vedere che cosa fanno gli altri, a vedere come, dove sta andando il mercato, farsi una settimana a New York un anno, andare a Tel Aviv, che è una fucina di idee a livello di nuove trend di ristorazione, a Londra, in Australia, insomma, farsi le vacanze studio in Olanda, in Germania, in Spagna, incominciare a capire che cosa fanno fuori da noi. Per questo è un ottimo spunto per cominciare a rubare idee e, o comunque a poi adattarle alla nostra realtà. Quindi una conoscenza profonda del mercato, conoscere i vari modelli ristorativi, che ve li sintetizzo a breve. Io qua mi ho degli appunti così non sbaglio, mi seguo tutta la linea di cose che dobbiamo dire. Quali sono quelli che tutti chiamiamo fast casual, o meglio, c'è il modello di business chiamato fast food. Che cos'è? È quello che si identifica, si posiziona tra un ricavo medio che va da 5 a 10 euro. Poi c'è il fast casual, che è un ricavo medio che va dagli 8 ai 25 euro. Poi ci sono, poi c'è il casual dining, chiamato così, che io chiamo you can close, cioè tutti quelli che sono lì, che è un ricavo medio che va dai 20 ai 45 euro, sono destinati ad avere grossi problemi. Adesso vi spiego il perché. Poi c'è il polished casual, quello che si chiama quindi luccicante, quindi posizionato tra i 30 e i 55 euro. Vi faccio alcuni nomi: Temachigno, la griglia di Varrone, Pizzeria Zenzero, Apogeo, insomma, tutto quello che è posizionato in quel tipo di fascia. E poi c'è il fine dining, che si va oltre i 55 euro. Io di Milano, che è una stella Michelin, primo ristorante stellato giapponese, di stellati, anche non stellati, ma che sono posizionati molto in alto. Perché la fascia da 20 a 45 euro è una fascia all you can close? Perché è una fascia di modello di business che ormai c'è una concentrazione lì, perché è una fascia degli ultimi 20 anni, ma il mercato si sta spostando tra gli 8 e 25 euro, quindi il fast casual, e i 30 e 55 euro, che è il polished casual. Quindi queste due fasce. Quindi se avete voglia di creare da zero un nuovo modello di business, pensate a queste due. Se volete riposizionarvi, siete qua in mezzo, cercate di capire dove mi sposto, di qua o di qua. Mi sposto dagli 8 e 25 o mi sposto dai 30 e 55. Non fatevi ingannare dal ricavo medio, che potrebbe essere quello più alto che vi identifica, perché poi è l'utile a fine anno che conta. Quindi questo è un po' il primo aspetto. E nel frattempo vedo anche tutto quello che voi state scrivendo. Questo come dicevo, è il primo aspetto da capire bene. Poi c'è l'altro, che è capire e pensare a un'idea che di base sia già replicabile, quindi di facile realizzazione e di facile replicabilità. Questo è il primo step. Poi c'è il secondo step, che è capire se, vedo che ci sono dei commenti, capire se questa idea, se e soprattutto come metterla sul mercato. Quindi io ho questa mia idea, come la metto sul mercato? Questo è il secondo step. Come la metto? Devo capire, fare un'analisi di fattibilità. L'analisi di fattibilità devo farla sia che l'idea è ex novo, sia, come abbiamo già detto, che sia un'idea da ristrutturare, quindi che sia un riposizionamento, perché comunque devo capire dove voglio andare rispetto a dove sono adesso. È fattibile? Quindi le tre aree su cui costruire un'analisi di fattibilità sono: la prima, un'analisi del territorio, è quella che in genere si chiama un'analisi di geomarketing, cioè capire il territorio dove noi o siamo o vogliamo posizionarci come location, se risponde a determinate caratteristiche, per cui se c'è un bacino d'utenza, che età ha quel bacino d'utenza, se è una zona di facile arrivo, quindi di facile
connessione urbana, extraurbana, se ci sono stazioni, aeroporti, se è una zona turistica, se è una zona industriale, capire bene il territorio, conoscerlo, analizzarlo, capire chi ci vive, capire chi lo frequenta durante la settimana, capire se è turistico, che tipo di turisti. E questi sono tutti i dati che le potete trovare alle camere di commercio, alle associazioni di albergatori, alla FIPE, locali, sono dati che se si vogliono si trovano. E questa è la prima cosa, quindi cominciare a capire se questo il territorio dove vogliamo o dove già abbiamo un'attività, quindi vogliamo costruire o già ce l'abbiamo, se ha, quali sono le opportunità e le eventuali criticità. La seconda cosa da fare, la seconda area, è un'analisi della concorrenza. Quindi, primo step, chiedere a Odi Business. Secondo step, capire se questo business sta sul mercato ed è fattibile. Quindi, prima area, analizzare la zona, analizzare il territorio, analizzare, fare un'analisi vera e reale del territorio dove voglio fare o voglio realizzare il mio modello di business. Il secondo è conoscere la concorrenza, cioè l'idea che ho io, quali possono essere i concorrenti che mi troverò ad affrontare, analizzarli, capire questi concorrenti, che tipo di affluenza hanno in alcune fasce orarie, in divisi per giorni a settimana, a pranzo che quanti coperti fanno, qual è il ricavo medio, che tipo di occupazione hanno, conoscerli, e ci va del tempo, non è una cosa che si fa in un giorno, servono settimane, però bisogna farlo, perché sono settimane d'oro, non sono buttate, è un lavoro che ha un valore incredibile, che vi fa evitare di buttare via tanti soldi. Poi si fa un'analisi di fattibilità vera, cioè si comincia a capire il mio modello di business che ho pensato, la mia idea, come la realizzo veramente. Quindi una volta che ho capito che ci sta nel territorio, ho capito che rispetto alla concorrenza io ho in mente di fare una cosa completamente diversa, quindi c'è un buco libero dove mi posso posizionare, bene, allora sta in piedi questa idea. Le prime due caratteristiche che ci sono, la zona va bene e la concorrenza mi permette di farlo. Questo modello di business sta in piedi a livello economico finanziario, per cui qual è l'investimento necessario per ristrutturarlo o farlo da zero? Che tipo di risorse mi servono? Che tipo di spazi mi servono? Che tipo di attrezzature? Che tipo di costi di promozione e di avviamento mi servono? Qual è il minimo sindacale di personale che mi serve per realizzare questo tipo di modello? È un modello che poi io posso tranquillamente e velocemente replicare perché standardizzo tutto? Questo lo vediamo nell'ultimo step, però intanto di avere questo parametro. L'altro aspetto qual è? L'altro aspetto è capire ovviamente se una proiezione economica, per cui di potenziale fatturato sulla base dell'analisi che io ho fatto sulla concorrenza, per cui io lo capisco che movimento c'è nel territorio, perché vedo gli altri come lavorano, capisco, annuso l'odore del fatturato, lo annuso, siamo businessman, quindi lo capiamo se una cosa funziona oppure no, allora comincio a dire, posso fare questo? Mi posiziono fra gli 8,25 o 3,30-55? Qual è il mio ricavo medio? Quali coperti ogni giorno posso fare? Il sabato e la domenica ne farò di più? Faccio proprio una proiezione, faccio una proiezione di costo del personale dinamica in funzione del lavoro, metto a budget quanto personale ho bisogno dal lunedì al giovedì e quanto dal venerdì al sabato e alla domenica, quindi faccio un budget ovviamente anche dinamico del personale, metto dentro gli investimenti, metto dentro l'affitto, simulo un conto economico vero, dove ho anche delle uscite che possono quelle finanziarie, quindi un ritorno, un rimborso di rate, di finanziamento e quant'altro, e cerco di capire se questo sta in piedi, cioè se questo modello alla fine, su numeri alla mano, dentro un bel foglio in Excel, se la parte finale è in positivo, vuol dire che produco utili. Stabilito che è fattibile, perché poi bisogna avere anche la coscienza di dire, cazzo però, come l'ho pensato, ci sono tutte le caratteristiche, ma siamo al limite del rischio. È troppo alto il rischio, siamo veramente al confine dello zero. Non è probabilmente fattibile. Perché dovete sempre mettermi poi dall'altra parte che presentate tutto questo a chi vi deve dare dei soldi, che può essere un privato, come può essere un istituto importante, può essere dei fondi a tasso agevolato o fondo perduto, ma che comunque devono investire su questo progetto. Se non vi convince a voi, figuriamoci
figuriamoci come può convincere persone che mi devono dare dei soldi. Quindi se siamo al limite, probabilmente bisogna ripartire dal primo step, che è l'idea. Evidentemente l'idea non è applicabile nel reale mercato. Se invece la fattibilità economico-finanziaria funziona, c'è, allora si passa al terzo step. Il terzo step è che cos'è? Ho creato l'idea, ho fatto un'analisi di fattibilità vera, quindi so che c'è una fattibilità economico-finanziaria, per cui ok, via, luce verde. A quel punto lì si deve creare un nome che venda in maniera efficace e tangibile il format, l'identità, l'idea che avete pensato. Allora, il creare un nome è un'attività importante, è un'attività che oltretutto è un'attività, sto leggendo un commento, ah sì, c'è qualcuno che mi dice del calcolo dell'IVA, vabbè, poi ne parliamo, dopo ci soffermiamo sul discorso dell'IVA, ma non è comunque il tema del video, però ci possiamo sentire in privato, Giacomo, che magari ci confrontiamo su questo volentieri. Allora, dicevo, come creare un nome è una parte importantissima e ci sono delle tecniche, quindi non c'è niente al caso, ma non è niente neanche di così. Sì, c'è una bella parte di creatività, ma c'è anche una parte di tecniche ben precise da seguire. Però voglio fare alcuni esempi di nomi. Faccio degli esempi miei e degli esempi anche non miei, perché comunque ci sono delle cose interessanti, ma che già ci connotano che cosa ci si aspetta. Vi dico quali sono intanto i miei format che abbiamo analizzato negli anni e i nomi che sono stati pensati. Per esempio, nuovo, payoff, lovely experience. Nuovo, nuovo, aperto a Firenze, dove si basa sull'esperienza del luogo. Se quando si legge nu staccato, ovo, con la O in grande, siamo a Firenze, siamo in Toscana uovo si dice ovo in dialetto. Sotto il payoff, lovely experience, per cui un payoff volutamente maccheronico e inglesizzato, ma perché avendoci molti turisti comunque la cosa ha funzionato molto, e già con quel nome ti trasferisce quello che trovi, cioè un ristorante a base di uovo. Quello di cui sta parlando è l'utilizzo del business model canvas. Giovanni, non lo so, questo di cui ti sto parlando è il metodo mio, che io chiamo Risto Business, che è un metodo negli ultimi quasi 30 anni che ho applicato in tutti i miei 30 anni di carriera. Non conosco il business model canvas, ma probabilmente ci sono delle cose che sono simili, ma che poi vanno adattate a quella che è l'esperienza. Per esempio, fuoco e vino, brasa con cucina e payoff. Fuoco e vino, brasa con cucina è una steakhouse, è un ristorante a base di carne. Carne, griglia e vino. Quindi fuoco e vino, brasa con cucina, in provincia di Milano, brasa in dialetto vuol dire brace, ma anche in dialetto spagnolo, che poi ho scoperto che è simile al dialetto milanese, e con una piccola cucina perché ci sono solo due primi piatti, il resto è tutta carne, antipasti e carne alla griglia. Un ristorante che ha avuto e ha un enorme successo, saranno presenti come caso studio di successo a Risto Business a marzo. Scarlett, in questo caso Scarlett era un nome già esistente di una pizzeria che loro hanno a Empoli. Il payoff che abbiamo pensato per il nuovo format è pizza e tiramisù. È un locale aperto a Pontedera nuovo che basa la sua esperienza tra pizza e tiramisù. Ci sono solo 13 pizze, passatemi il termine, gourmet, quindi molto particolari, con un impasto completamente, un impasto leggero, un impasto particolarissimo, e 6 tipi di tiramisù. Stop, non ci sono antipasti, non ci sono pizze, non c'è nient'altro. Pizza e tiramisù. Un successo incredibile, ce lo racconterà Luca Guiducci la puntata prossima di mercoledì prossimo, alla 10ª puntata che faremo, dove parleremo del suo caso studio, del suo caso successo che abbiamo aperto il 19 settembre. Punto di pareggio realizzato, ma non vi voglio svelare niente perché ne parleremo settimana prossima. A modo payoff, mettiamo il cuore nel gelato. È una gelateria che ho aperto in provincia di Pisa, dove ci siamo focalizzati molto su tutto quello che era il gelato naturale. In Toscana, in provincia di Pisa, si dice fai a modo, fai a modire, una cosa fatta bene. Quindi abbiamo voluto utilizzare questo tipo di questo nome
per identificare un qualcosa fatto veramente a modo. Mettiamo il cuore nel gelato, vuol dire lo facciamo veramente bene. Da lì il sottoprodotto chiamato Mi Fido, che è stata la prima gelateria specializzata a Pisa nel gelato per cani. Quindi un gelato adatto solo per cani. Vi assicuro che ci vanno i padroni, ma scusate, per il gelato per il cane, poi se lo mangiano anche loro, perché è un gelato chiaramente da umani, ma adatto per i cani. Insomma, un gelato privo di zuccheri e privo di altri tipi di grassi che fanno male ai cani. Però a modo mettiamo il cuore nel gelato. Quindi ti aspetti quando leggi che è una cosa fatta veramente bene. Infatti si rispettano le stagionalità, primizie, ingredienti naturali, col diretti, ingredienti a chilometro zero veri. Per esempio, Picot. Payoff è pizza, cocktail e picorne, dove lo slogan vero che posiziona bene questo tipo di format, che abbiamo aperto anche quello, casualmente anche quello, il 19 settembre quest'anno, nel 2019, è: da noi si mangia la pizza perché non si beve la birra. Quindi anche questo cosa vuol dire? Vuol dire che si è molto focalizzato su pizza, cocktail, degli ottimi vini e champagne, e piccorni, che non sono altro che della pasta, sempre della pizza fatta con quel tipo di impasto di lievito particolare, rivisitata in varie sfaccettature molto creative. Quindi sono piccoli bocconi. Granace, pizza e brace, quindi c'è solo pizza e c'è solo carne e pesce alla brace. Oppure la sartoria Biella, la sartoria, il payoff, quindi lo slogan sotto è piatti su misura. L'idea, il modello di business di questo locale è fare piatti su dove il cliente può scegliere la dimensione in funzione dell'appetito, ma anche della voglia di degustare le più cose possibili, in modo possibile. Quindi la sartoria perché? Perché ti faccio i piatti su misura. Poi, e questi non sono nomi miei, però per esempio Dez Vapore ti fa capire, un locale di successo, una piccola catena a Milano, ti fa capire Dez Vapore, geniale, perché capisci subito cosa trovi. Trovi cose cotte al vapore, dove il modello di business e la differenziazione è tutta lì, sulla cottura al vapore. Oppure il gesto, anche questo lo trovo veramente vincente, il gesto fa il tuo, che è il payoff, vuol dire fa il tuo gesto perché noi siamo ecosostenibili, noi abbiamo tolto il più possibile lo spreco di energia, di acqua, perché prendiamo la comanda sulla lavagnetta che la scrive il cliente, poi lì ci serviamo da mangiare. Se avete voglia andatelo a cercare su internet se non lo conoscete, perché è veramente geniale. Ne ha già aperti 5, con l'idea di aprire e di esportare anche all'estero. Una ragazza, sto facendo la corte per portarla come relatore agli eventi nostri, perché ha veramente un caso di successo da raccontare. Quindi perché? Perché il nome poi ti identifica quello che è il modello di business suo, quindi l'arredamento fatto con mobili riciclati, per cui il gesto suo è riciclare, quindi non andare a utilizzare altro legno, ma utilizzare le cose già fatte, per cui non avere piatti, ma farle servire le cose sulla lavagnetta e prendere una comanda, per cui c'è meno spreco di energia elettrica, di detersivi, di acqua, tutto compostabile, usa e getta. Quindi il nome identifica quel tipo di modello di business. Leggo sto leggendo Giacomo, scusa se continuo scetticismo, mi interessa capire bene raggiungere il pareggio oggi, ma ripeterlo tutti i mesi, soprattutto con idee così strette. Allora Giacomo, mi fermo a rispondere alla tua e poi andiamo avanti con il quarto step. Allora, il punto, allora tu vorresti dire come raggiungere il punto di pareggio oggi, ma ripeterlo tutti i mesi. Allora, le idee così strette come dici tu non sono idee strette, nel senso è una scelta di modello di business. La modello di business può anche semplicemente fare 5 antipasti, 5 primi e 5 secondi, strutturati in tutto quello che abbiamo detto, con la parte finale che vedremo. Può essere anche solo quello, cioè può anche essere quello. Io vi ho dato degli spunti, però quello che io vi ho dato una serie di nomi di locali dove non sono strette. È il tipo di modello, è il tipo di format, che è molto differenziante in questo caso, che permette di posizionarsi lì e di creare un locale che abbia un senso economico e finanziario. Il punto di pareggio lo si raggiunge su base annua, sicuramente, anche perché i nomi che ti ho fatto, tra cui alcuni format realizzati,
sono al punto di pareggio dopo già neanche un mese, per cui hanno chiuso in positivo il trimestre, insomma, l'ultimo trimestre, ottobre, novembre, dicembre, che hanno aperto a settembre. Sono già partiti bene a gennaio, per cui quando è tutto, quando c'è un budget, quando c'è una previsione fatta prima, un'analisi, un budget personale, flussi di lavoro e tutto il resto, sono cose che si possono raggiungere. Non sei scettico, fai domande che hanno assolutamente senso. In una diretta, insomma, si fa più fatica a spiegarlo nel dettaglio, ma ti posso assicurare che ha assolutamente un senso quello che tu chiedi, ma si può tranquillamente analizzare. Ovvio che in tutti i modelli di business, in tutte le attività di business, c'è sempre quel rischio imprenditoriale che è dovuto all'impresa. Qual è quello di cui stiamo parlando oggi? Cercare di ridurlo al minimo questo rischio, analizzando prima criticità e opportunità, punti di forza, debolezza, quella che adesso non facciamo i professori, ma insomma la famosa analisi SWOT, quello che vogliamo dire, e poi un'analisi economico-finanziaria che lo sostiene. Se ci sono questi già lati, aspetti positivi, va da sé che è tutto molto più semplice e più fattibile poi realizzare questo tipo di modello di business. Spero di averti risposto. Potresti aiutarmi, dice Roberto, per un payoff giusto per una pizzeria a Trieste specializzata nelle intolleranze alimentari. Adesso chiedermi una cosa del genere in diretta, faccio, e anche perché io ho bisogno di bere un po' di vino, io di solito quando mi vengono le idee, o dopo due gin tonic o dopo tre o quattro bicchieri di vino rosso, di quello buono, e poi solitamente sono pagate, però da scherzi a parte, in questo momento faccio fatica, però se mi scrivi in privato magari possiamo aiutarti volentieri. E allora invece andiamo al quarto step. Il quarto step, che è come creare un format replicabile ed esportabile, per cui fatti i primi tre, che l'ultimo è aver trovato e pensato a un nome che sia che venda in modo importante e efficace la mia idea, che è quella del primo step. L'ultimo step è creare un format che però poi sia replicabile ed esportabile, che io poi abbia voglia di farlo oppure no. Per esempio, con il mio amico Guiducci, Luca Guiducci di Scarlett, abbiamo pensato a questo brand, ma già pensando che la connotazione naturale di questo brand, oltre all'Italia, è Londra, New York. Immaginate, pizza e tiramisù. Non c'è niente di più fantastico per aver successo che portare i due simboli italiani in posti del genere. Quindi già l'abbiamo pensato per quello. Poi ovvio non basta quello, no? Quindi non dice, oh, pizza, tirami su, basta, avrò successo. No, perché poi bisogna, nel quarto step, far sì che questo sia veramente replicabile e perché non esportabile. Ma pensiamo alla replicabilità. La replicabilità è fatta da, uno, definire dei processi che siano misurabili. Adesso entriamo un po' più nel merito. Due, la standardizzazione dei processi, o meglio, tutto quello che è la passione, la creatività, e lo standard sono tre cose che stanno benissimo insieme. Non è vero che standardizzare vuol dire tarpare le ali della creatività. Anzi, la creatività, una volta che c'è, abbiamo realizzato una cosa veramente importante, va standardizzata. Quindi se io prendo un grande chef che fa una salsa della Madonna, questa è tutta la sua creatività. Poi stabiliamo che ha un senso, il costo, tutto il resto, la mettiamo in vendita in un determinato piatto, ma questa sua creatività poi va standardizzata, cioè va messa in un bel dosatore e bisogna stabilire che ogni piatto avrà quei 2, 3 o 1 schiacciata e che corrisponderà a 1, 2, 3, 4 grammi di salsa. Creatività che rientra in una standardizzazione. So che spesso si fa fatica a farlo capire agli chef, ma è l'unico modo per poter chiaramente misurare i processi in questo caso. Poi avere un controllo di gestione giornaliero. Un controllo di gestione giornaliero dove si creano i nostri indicatori, dove a fianco si analizzano gli scostamenti di un budget che avremo e dobbiamo avere e dobbiamo fare mese per mese. E un controllo di gestione che ti dice dove stai andando, in modo tale che puoi correggere il tiro giorno per giorno. Non aspetti dopo due mesi che il commercialista dice, oh, cazzo, hai speso troppo, perché ormai sono andati, anzi stai già buttando via anche il mese in corso in cui lui ti sta dicendo che hai fatto schifo due mesi fa. Quindi noi dobbiamo, un imprenditore adesso, oggi nel 2020, ha successo se ha un controllo di gestione giornaliero,
si ha anche un controllo di gestione, ma senza, è come andare in autostrada, spegnere tutte le luci e sia mai che magari vediamo un po' di luce della luna, ci mettiamo pure una benda. Cioè, è scontato che se non ti pianti dopo un metro, ti pianterai dopo 100, ma te pianti. Quindi è inutile a far tutto questo che abbiamo detto e poi lasciare per strada proprio la cosa più importante, che sono i numeri, il controllo dei numeri. L'altro è definire le risorse fisiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per poter replicare il processo avrò bisogno magari di, che ne so, a Nuovo gestivamo le uova e abbiamo utilizzato i Rone, la cultura a bassa temperatura, bagnomaria, per poter cuocere le uova con un processo di abbattimento tutto standardizzato, dove poi il rinvenimento avevamo un altro Rone a 82 gradi, dove mettevamo lì direttamente le uova a rigenerare, prendevamo la temperatura e servivavamo. Aprire un altro nuovo comporterebbe tranquillamente sapere, perché abbiamo già definito tutti i processi di produzione, esattamente come per pizza e tiramisù, esattamente perché sappiamo benissimo che quel forno serve, quell'impastatrice ci servirà, quel tipo di planetaria per fare tiramisù, quel tipo di banco refrigerato per poterli esporre e fare una preparazione in bella vista, sappiamo esattamente che cosa ci servirà. E quindi è poi facilmente replicabile, che prendiamo quello e lo replichiamo in un'altra struttura dove abbiamo già tutti i processi fatti. Non vi sto dicendo che è facile, che è così semplice e scontato, sto dicendo che però è molto fattibile tutto questo, perché l'ho realizzato in anni, lo realizzano anche molte altre società importanti, per cui è tutto fattibile. L'altro aspetto è ovviamente poi avere una pianificazione e organizzazione interna, per cui cosa vuol dire? Incominciare ad analizzare i picchi di lavoro, incominciare ad analizzare veramente quali sono i giorni in cui ho bisogno di più o meno ore del personale, i giorni in cui ho bisogno di alleggerire o di intensificare la produzione. Quindi fare una pianificazione settimanale veramente precisa, dove si va a vedere anche come nel caso andare a ottimizzare alcuni giorni, quindi rivedere alcuni processi interni per andare a riottimizzare magari anche qualche ora, che poi a fine mese e a fine anno sono migliaia di euro in più o meno in tasca. E poi c'è la costruzione di una rete di fornitori, perché se voglio pensare di creare un modello di business che sia replicabile, ma non dico dall'altra parte dell'Italia, anche semplicemente nel comune accanto o a distanza di 80-90 km, devo avere comunque una mia rete di fornitori codificati, processati, identificati, dove ho tutto standardizzato e con un minimo di capitolato di acquisto di fornitura, dove mi permetterà di capire e di avere la tranquillità di poter aprire altre realtà perché ho la mia rete di fornitori. Questo vale per le materie prime, food and beverage, come per l'arredamento, come per l'energia elettrica, come per le utenze, come per le attrezzature, per tutto. E poi creare un modello di vendita. Cosa vuol dire creare un modello di vendita? Vuol dire non pensare che siccome ho fatto il locale, ho il mio menu, lo metto fuori alla porta, faccio le campagne su Instagram, su Facebook e aspettiamo che la gente arrivi. Il modello di vendita è che tipo di pricing faccio, che tipo di pricing o di prezzi o di promozioni posso fare in funzione del giorno, qui si entra un po' nel merito di quello che è invece il revenue management, vero? Quindi cominciare a analizzare bene le fasce orarie, analizzare bene i giorni, analizzare bene che tipo di vendita posso fare in alcuni giorni anziché in altri, che tipo di prodotto mi fa guadagnare di più rispetto a un altro e come spingere quello anziché l'altro. Capire se ci sono dei giorni a settimana in cui posso fare quelli che si chiamano i bundle, quindi mettere insieme due prodotti, fare un prezzo molto competitivo dal punto di vista della vendita, perché mi interessa vendere quei prodotti in funzione di quel giorno a settimana, perché magari quel giorno io sono organizzato, ho un modello di business principalmente sul takeaway. Il mercoledì ci sono le partite di coppa, perché non pensare di fare un bel bundle, un bel modello di vendita di uno o due prodotti abbinati a due bevande che mi permettono facilmente di andare velocemente in produzione e che so che mi fanno molto guadagnare rispetto ad altri e quindi incanalare la scelta lì. Quindi cosa vuol dire creare un modello di vendita? Vuol dire cercare di adattare la vendita, il proprio modello di vendita, in funzione di mille possibilità e realtà e strategie che ci sono e di necessità settimanali, mensili, stagionali. Questo è il quarto step, ovviamente. Ora rispondo a un po' di domande, tipo quella di Gianni. Ciao Gianni. In località turistica balneare, i ristoranti sul mare sono condannati a chiudere l'inverno. Questo fattore può essere risolto cambiando il format in quei mesi?
Allora, diciamo che ci sono delle cose intangibili, reali, vuol dire che su quello si può fare un granché, o meglio, se c'è una zona ben precisa dove d'inverno si svuota e solo le persone che abitano lì si contano sulle dita di una mano, insomma, non c'è molto da fare se non aspettare di lavorare magari il fine settimana, perché è una zona dove il fine settimana si va a passare un weekend o a mangiare sul mare d'inverno, perché il sabato e domenica ci si va volentieri. Se invece, per esempio, come qua io ho l'ufficio in Versilia, la Versilia è molto stagionale, ma ci sono ristoranti che sono aperti 10, 11 maggio tutto l'anno. Perché? Perché hanno comunque un modello di business che va bene sia l'estate per i turisti, comunque per i balneari, per chi viene in vacanza tutta l'estate, alcuni giorni o la settimana, e anche per i locali. Perché c'è comunque una fascia litorale che tocca quasi i 150-160 mila abitanti, per cui è sicuramente più facile. Andare a cambiare modello in funzione della stagionalità, secondo me, è uno sbaglio enorme, perché poi si perde identità. E capire se il modello estivo comunque possa andare bene a livello invernale, ma ovviamente bisogna capire se la location di per sé produce o genera dei clienti interessati a quello, insomma, interessati comunque alla location, perché se gli abitanti rimangono in 500, con quegli abitanti fai poco. Se però come qua in Versilia, che comunque ci sono molti abitanti, ma poi di fine settimana si popola di persone che vengono al mare, insomma è sicuramente molto più facile fare business così. Magari si può pensare d'inverno di farlo solamente mirato alcuni giorni alla settimana, rispetto invece all'estate che siamo aperti tutta la settimana. Allora, siamo alla fine. Quali sono, quindi sintetizzando, i quattro step? Il primo, l'idea, capire se la mia idea ha senso oppure no, se sta sul mercato oppure no, se è un'idea interessante che attira oppure no. Quindi conoscere il mercato in modo fondamentale, conoscere i vari modelli ristorativi come abbiamo detto prima, pensare a un'idea semplice di facile replicabilità, che non ha niente a che vedere con la più o meno complessità del menu. Ovvio che più complesso il menu, più è replicabile una mazza, però sicuramente deve essere un qualcosa di molto depersonalizzato, insomma, che non è legato alla persona che crea questo. Adesso rispondo a tutti. Secondo step è poi mettere l'idea sul mercato, cioè capire questa idea sta in piedi, quindi un'analisi di fattibilità che si svolge su tre aree: la prima area, analizzare il territorio, analizzare un'analisi di geomarketing, capire se il territorio dove voglio mettere attività o dove già ce l'ho ha delle opportunità di crescita importanti per capire se ci sta. Poi la seconda area è l'analisi della concorrenza, capire se la mia idea, in funzione della concorrenza che c'è, si colloca in una zona dove al momento non c'è nessuno. Dice, ho tutti e due riscontri positivi in queste due aree, allora faccio l'analisi di fattibilità economico-finanziaria. Metto i numeri, quanti coperti, qual è il ricavo medio, quanti giorni a settimana starò aperto, quanti ne farò lunedì, quanti ne farò il sabato, la domenica. Quanto è il costo di investimento, quanto costano le attrezzature, e avrò un'idea chiara se nei primi anni, comunque già dal primo anno, perché non tutti hanno la possibilità di coprire le perdite, ma sicuramente se sta in piedi e ha una fattibilità economico-finanziaria, quindi se l'ultimo numero è positivo del conto economico. Il terzo step è creare un nome che venda e che identifichi in modo efficace l'identità e l'idea che tu hai pensato. E vi ho fatto gli esempi prima, di nomi realizzati da noi, creando dei modelli business fatti da noi, oppure di altri nomi fatti da modelli business e da ristoratori veramente in gamba. Il quarto step è far sì che tutto questo sia poi facilmente replicabile, perché no, anche esportabile. Per cui definire processi misurabili, standardizzare tutto quello che è passione e creatività, quindi mettere tutto in uno standard di servizio e di costi di controllo di gestione, un controllo di gestione giornaliero, definire quali sono le risorse vere fisiche che ci servono in termini di attrezzatura, in termini di strumenti operativi per produrre, pianificare l'organizzazione interna in termini di analisi di produttività giornaliera, di fascia oraria, settimanale, mensile, quindi il costo del personale, in modo dinamico e variabile, che probabilmente non sarà il solito che mi serve lunedì rispetto a quello che mi serve il sabato. E costruire una rete di fornitori, identificare i vari fornitori che ci aiutano a costruire questo modello,
che sia, che diventi una rete, perché poi facilmente io posso aprirne un altro a distanza di 100 km. E creare un modello di vendita, che è l'ultima cosa che abbiamo detto, quindi pensare non solo a un menu con i soliti prezzi, ma pensare a un modello di vendita che possa essere variabile e dinamico rispetto ad alcuni momenti, ad alcuni giorni, ad alcuni periodi della annuali, delle stagionali o quant'altro. Adesso chiudiamo facendo una carrellata delle domande, spero di riuscire a rispondere a tutti. Nicola, ciao Nicola, potresti fare qualche esempio, riferimento pratico di business model già esistente avviato con il tuo YouTube supporto? Beh, l'ho fatti prima, forse ti sei collegato dopo, ma è modo di risentirti la diretta. Fuoco e vino, nuovo, a modo, che è una gelateria di Pisa, Scale, ti presenti i premi tiramisù, Picò, a Sartoria di Biella, Granacci di Maria di Bibbona. Però poi in privato, se vuoi, ci sentiamo e ti do anche tutti i vari indirizzi internet dei siti per andarti a guardare. Domenico, nel caso di un locale non in centro, quindi destination, vale qualche regola in più da adottare? Bisogna puntare un po' più su l'esperienza del cliente? Allora, se già esiste questo locale, un conto. Se bisogna trovare una location, le location hanno dei parametri ben precisi da rispettare, perché adesso come adesso la location è location, location, location nel 2020. Quindi non dite, ma c'è quel ristorante aperto, cazzo, 30 anni fa, che è nella Tana del Lupo e è sempre pieno. Ha un vantaggio competitivo rispetto a voi di 30 anni, e non c'è poco da fare. Adesso, un'attività nuova, la location è fondamentale. Se vuoi, ti invito a guardarti qualche articolo sul blog dove parlavamo proprio di come scegliere la location giusta, che ci sono dei parametri importanti. Come fai a standardizzare tutto in un business stagionale dove ogni estate cambia quasi tutto il personale? È una bellissima domanda, Giovanni, perché io ho avuto esperienze di questo tipo. Spero non provocarti, non t'offendere, ma perché è una cosa che ho vissuto anch'io. Bisogna innanzitutto farsi una domanda del perché ogni anno cambia tutto il personale, perché probabilmente magari è un problema anche nostro, del motivo per cui il personale se ne va. Quindi magari cerchiamo di trovare già una risposta a questo, che non è per forza colpa tua o in quel caso mia, quando facevo le stagioni e avevo delle persone a gestire. Però facciamoci le domande: perché cambio tutti gli anni il personale? Però a maggior ragione che si cambia il personale, mi auguro per te, non tutto completamente, la standardizzazione in questo caso è molto importante, proprio perché molti processi, se procedurizzati, ti permettono un po' più facilmente. Allora, ti faccio un esempio, per capirci. Ho lavorato molto sulle navi da crociera. Sulle navi da crociera ogni sabato giravano 25-30 cuochi, brigate importanti, ma 25-30 cuochi che finivano il contratto e ne arrivavano altri. Non è che arrivavano, si facevano un giorno o due giorni di riposo, entravano subito in partita. E perché riuscivano a entrare subito in partita? Perché? Perché avevano tutto procedurizzato, si leggevano la scheda, si leggevano cosa dovevano fare e era tutto il più possibile codificato. Chiaro che ci sono criticità anche nella crociera, chiaro che non è semplice su una realtà stagionale, ma non è detto che sia impossibile. C'è da rompersi le palle, c'è da farsi il culo e chiaramente non è tutto perché ve l'ho detto io, da domani si fa, cazzo, non funzionava, non capisci niente. È complicato ma non impossibile, è molto difficile, ma fare l'imprenditore non è facile, per cui certo non ci spaventa trovare una soluzione di standardizzazione il più possibile ad alcuni aspetti. Si potrà standardizzare tutto in una realtà stagionale, come dici tu, dove cambi quasi tutto il personale, ma alcune cose sì. L'unico consiglio che ti do è che una volta che standardizzi e metti dei processi, devi poi avere un controllo che questi processi vengano rispettati. Non c'è cosa peggiore di mettere un metodo, una procedura che tu non controllerai mai, il personale lo capisce e quindi perdi anche credibilità e va peggio di prima. Questo è l'unico è un consiglio che mi sento di darti perché l'ho vissuto in prima persona più volte. Niente, domande vedo che sono finite, io spero di aver risposto a tutti. Comunque potete scrivermi tranquillamente in privato, su Messenger, potete condividere con voi le vostre idee, le vostre domande sul gruppo.
Vincenzo Di Fiore, i dati per creare un business plan su un locale ex novo, ovvero già esistente, come posso estrapolarli? Ex novo vuol dire che è aperto da quanto, Vincenzo? Se puoi rispondermi adesso in diretta, ti posso aiutare, ti posso dare una risposta. Da quanto è aperto? Perché se è aperto ex novo, in teoria tu il business plan avresti già dovuto averlo fatto, però. Quindi se c'è un locale aperto da poco e non è stato fatto il business plan, probabilmente già ti manca un pezzo. Quindi non è detto, quindi tranquillamente, se non è stato fatto prima, a maggior ragione adesso, con qualche dato di qualche mese, è ancora un po' più semplice e facile poterlo riadattare. Ma no? E come puoi estrapolarli? Innanzitutto devi avere un gestionale che ti permette di avere sotto controllo i tuoi numeri, coperti, ricavo medio per fascia oraria, avere un metodo che ti gestisca i costi del venduto, il food cost consuntivo, il budget food cost consuntivo, avere un bel file dove ti metti tutti i costi variabili, i costi fissi. Incominci a capire se hai già una proiezione di budget economico finanziario da qui a un anno che ti permette di arrivare in pareggio. Però vi potete tranquillamente, se avete voglia, scaricare il manuale, no? Il manuale è gratuito, che è come calcolare il punto di pareggio. Però ve lo dico velocemente, in modo semplice. Tranquillamente il punto di pareggio già lo puoi identificare così, che è quello che credo che ti serva in questo momento magari molto di più che un business plan più ampio. Prendi i tuoi costi fissi, ipotizziamo che è 20.000 euro di costi fissi. Fissi vuol dire senza le materie prime e senza quei costi variabili che possono essere quel 2 o 3% o 4% che ti aiuta a produrre piatti e servire da bere. Le dividi per la marginalità operativa, cioè la dividi, prendi il 100%, ci togli la percentuale di costi variabili che hai, quindi ipotizziamo il 35% tra food and beverage e altri costi variabili, ti rimane il 65%. Tu dividi i tuoi 20.000 euro, che sono i costi fissi, per il 65% e ti dice esattamente qual è il minimo fatturato che dovrai fare al mese per coprire tutti i tuoi costi. Ovviamente i costi variabili devono essere il 35%, perché se sbagli questa percentuale, sono di più, quel fatturato non lo raggiungerà mai il punto di pareggio. Questo è quello che mi sento come velocemente in una diretta così come consiglio da darti. Giovanni Rizzo, la tua risposta non mi ha offeso, anzi mi ha stimolato molto, questa sarà la nostra nuova sfida, ci vediamo a marzo, mi fa molto piacere, anche perché a marzo me ne dirò molte altre in modo più diretto, quindi magari se dovete farvi il vaccino con me, ma insomma è molto facile. Allora, abbiamo sforato, le domande sono state tante, siamo a 50 minuti di diretta, direi che possiamo chiuderla. Vi invito alla puntata del 15, quindi settimana prossima, dove ci sarà un bellissimo caso studio. Quindi spero che... sto cercando il nome, ma... non lo trovo più, insomma, eccolo qua, che Giacomo Fabris abbia voglia di seguirci anche settimana prossima, così magari effettivamente gli possiamo dare delle risposte a alcune domande che ha sollevato oggi, perché parleremo del caso studio di Scarlett e Pizza Tiramisù, aperto il 19 settembre, che sarà poi ospite, racconterà veramente davanti a tutti noi in modo molto più profondo Aristo Business a marzo, e faremo una puntata su come creare un modello replicabile in una città di provincia, Pontedera, in provincia di Pisa, 30-40.000 abitanti. Un locale che sta andando benissimo, dove ci sono già finanziatori che vogliono metterci i soldi per creare un modello che sia replicabile, e già noi stiamo pensando di aprirne altri due. Ma questo non ve lo svelo io, ce lo dirà Luca Guiducci mercoledì prossimo. Vi ringrazio della pazienza di essere stati con me 50 minuti, delle mille domande e curiosità. Scrivete in privato se vi rimane qualche dubbio. Ci vediamo mercoledì prossimo. Vi auguro un buon business per stasera e per tutta la settimana. Ciao a tutti, alla prossima.